Bondi, oggi parliamo un po' di niente di roba tecnica, ma sì, diciamo una cosa tecnica un po' figurata, diciamo, teorica, e cioè non messa in pratica. Allora, c'è stato una persona, senza fare nomi perché non è giusto, che ha detto: nella separazione delle frequenze è meglio usare un crossover elettronico oppure rivalersi sui classici filtri tradizionali. Allora, io sono di vecchia scuola, di vecchio pensiero e purtroppo di vecchia bottega, quindi per me il crossover, quando è mirato, lo si fa in maniera mirata per quel tipo di cassa e lì deve rimanere. Mentre al giorno d'oggi praticamente ci sono tutte queste teorie, del multiverso, diciamo, della geopolitica italiana, che spazia da Bolzano fino a Trapani. E di tanto in tanto si fanno delle tappe, si arriva magari a Brescia, a Milano, che si hanno determinate idee, si migra dall'Emilia Romagna alla Toscana, che di idee se ne hanno delle altre, e poi dal Lazio in giù praticamente le idee se ne hanno altre ancora, quindi di conseguenza è un po' difficile mettere d'accordo un po' tutte le scuole di pensiero. Ultimamente ho visto che va molto di moda, gli impianti da circo multiamplificati e crossoverati a livello elettronico. E giustamente stanno facendo praticamente cassetto e stanno facendo praticamente bene al portafoglio, diciamo, di più di qualcuno, insomma. Altrimenti, non si darebbero troppo da fare a spingere in maniera convulsa e pressoché giornalmente, insomma, determinate cose. Io da parte mia, che non devo spingere niente, non devo propagandare nulla e non devo vendere nulla e non devo suggerirvi, fra virgolette, nulla. Sono in quella fase chiamata, che ne so io, neutrale, ecco, diciamola così. E quindi non mi va praticamente di imbacuccarvi il cervello su una multiamplificazione, su una semplice biamplificazione o su una semplice amplificazione, diciamo, mono di un apparecchio unico, insomma, ecco, come potrebbe essere quello che sta suonando adesso il Rode. Poi ci sono dei piwi, poi per la casa girano altri pre-finali, eccetera, eccetera. Io posso abbinare finali di diversa estrazione, mettersi un crossover elettronico, che sarebbe quello lì per terra dentro la scatola, perché ne avevo due o tre. Ho detto: vado a cercare quello che ho aperto, perché uno l'ho aperto. Sicuramente sarà dentro qualche flay cage, perché questo qui è ancora quello chiuso, è ancora sigillato, insomma. Allora, ritornando al nostro, qual è la migliore soluzione? La biamplificazione col crossover elettronico o un bel amplificatore, diciamo, che esprima tutto quello che deve esprimere con una cassa col crossover incorporato? Io propendo per una cassa ben definita, ben delineata e ben progettata, con un suo crossover interno passivo. Dopo, naturalmente, ci sono persone che vogliono la biamplificazione perché ultimamente sta andando di moda e vabbè, cosa ci volete fare, insomma. Poi ci sono anche delle altre persone nate anche culturalmente negli anni 80, in cui praticamente la biamplificazione cominciava a diventare un attimino presa in considerazione, ma più che altro per vendere due amplificatori al posto di uno, al quale si aggiungeva un terzo componente, che è il crossover, e al quale si faceva spendere caterve di soldi alla gente per comprare componentistica sempre più frazionata.
Cosa vuol dire? Che la monoamplificazione implica un amplificatore ed una coppia di casse, possibilmente il più vicino possibile alle esigenze dell'ascoltatore. La bi o la triamplificazione, cos'è che prevedono? Prevedono non solo un amplificatore, ma due o tre amplificatori. Uno strumento, diciamo, che divide le frequenze, chiamato crossover elettronico, e delle casse che sono predisposte ad avere le vie separate come le mie Vivaldi, che c'è il basso, il medio e l'alto. Ecco, quelli sono le Vivaldi che ho messo in leggermente in disparte. Davanti ci ho messo le Ditton, le Celestion Ditton, le Studio Monitor 66. Dietro ci sono le mie gloriose e mai adorate abbastanza Epicur, che le tengo semi nascoste, perché se disgraziatamente le tiro fuori, tutto il resto lo tiro via. Ma e non vale la pena per il semplice fatto che io sono per la pluralità e non solo per, non sono un monogamo sotto il punto di vista dell'audizione, quindi di conseguenza le Epicur le tiro fuori quando mi aggrada. Non farò mai un filmato con le Epicur in funzione, perché praticamente quelle lì sono una mia cosa privata, che io ascolto le mie robe, le mie cosine, e questo non vuol dire non condividere con gli altri, ma vuol dire che ognuno di noi ha il suo piccolo dominio, no? Praticamente, in cui incentrare quello che gli piace di più. Poi ci sono i megalomani che tutto quello che fanno hanno piacere di metterlo su video o su internet, e vabbè, per carità di Dio. Anch'io ho dei determinati apparecchi giù di sotto o su di sopra che non ho mai messo in video, eppure ce li ho e li ascolto regolarmente, come questi. Ma non per non far propaganda o per non far vedere o per non mettere praticamente a conoscenza o per non rendervi partecipi, eccetera, eccetera, ma perché fanno parte della mia cerchia ristretta dei miei ascolti. Basta, chiuso. Come anche la Mariella, non gli piace farsi vedere, perché giustamente lei dice: io sono una ragazza normalissima, timida, faccio l'infermiera in casa di riposo. Ho raggiunto la mia età e di conseguenza non sono sicuramente una star dei filmetti. Ecco, ora dunque di conseguenza anche lei ci tiene al suo non anonimato, ma alla sua riservatezza, perché su tanti video la Mariella c'è, dunque non è che sia anonima, diciamo che ci tiene a non, cioè, non è egocentrica, non è, diciamo, non ha questa mania, diciamo, come il sottoscritto, mi avrete visto forse 3 volte nei video. Ma non perché non voglia farmi vedere, ma perché, diciamo, conservo questa nullità, diciamo, che non serve. Cioè, quando voi vedete una faccia di uno che gesticola o non la vedete, insomma, poco vi cambia la vita. Quindi di conseguenza no. Cioè, non sono maniaco di protagonismo personale, ecco. Quindi, e la stessa cosa vale per gli impianti audio. Allora, è meglio una multiamplificazione con un crossover elettronico, o è meglio farsi i filtrini? Se uno è capace di farsi i filtri ed è soddisfatto di quello che si realizza, gli conviene farsi i filtri, perché io praticamente, come detto all'inizio della chiacchieratina, sono di vecchia scuola e purtroppo la mia strada è cominciata lì, qui, non con questi qui, con altri, però qui, insomma. E quindi io prediligo avere sempre delle casse ben studiate, possibilmente con il loro crossover incorporato, e che facciano la loro buona praticamente presenza musicale più che fisica, perché molte persone, a quanto ho notato, ammirano di più la presenza fisica che la presenza musicale di un prodotto. Io invece purtroppo ambisco alla seconda soluzione, di ascoltare bene la musica, poi se la cassa piace mi fa piacere, se la cassa non piace, amen, vuol dire che gli altri si compreranno quello che vogliono o si faranno quello che vogliono. Stiamo ascoltando praticamente Bach, praticamente concerti per violoncello, per cello, per violoncello, esattamente quel signore che vedete
che mi sta oscurando la mia cassa. Dopo lo rimprovero un attimino a video chiuso che si è messo davanti, insomma. D'altra parte anche lui doveva trovare una collocazione di primaria importanza nel video, no? Giusto? Ecco, allora, come la mettiamo qua? Adesso vi faccio vedere, non ve lo apro perché praticamente ne ho già uno o due di aperti e questo qui è quello che ho trovato in extremis ed è ancora sigillato chiuso, aspetta un attimo che, ed è ancora sigillato chiuso, quindi di conseguenza non lo apro. Però l'ho portato su per far vedere che è un signore che aveva detto un Super X Pro, il 2310 CX, che sarebbe esattamente questo, eccolo qua. Dunque, se ce l'ho anch'io in casa, probabilmente se lo può permettere anche qualcun altro. Anzi, fra tanti crossover elettronici a due vie che spaziano da 40 fino a 16.000 Hz, questo qui è uno dei più belli che secondo me abbia mai visto sul mercato. Ho avuto la possibilità di avere degli Audio Lab, di avere diversa altra roba, anche produzione italiana, però posso garantire che più che effetto scenico, uno buono era quello della Outline, che però adesso non lo fanno più, cioè lo fanno solo a livello professionale per le installazioni fisse. Quello era un bel crossover elettronico, io sotto ce l'ho che era color carta da zucchero che tende verso al violaceo come colore dell'Outline. Quindi se uno desidera un crossover elettronico, Behringer CX 2310 Super X Pro, questo qui costa 100 e qualcosa euro e posso garantire che glielo mette nel culo ma in maniera proprio disperata anche a crossover elettronici che costano 1000 euro, ve lo posso garantire in maniera certosina e vi metto anche la firma con la penna dorata sopra, che questo qui è meglio di crossover da 1000 euro. Solo che il crossover da 1000 euro metti in tasca 450 euro puliti al rivenditore. Questo qui non offre questa possibilità al rivenditore. Tirato via quel discorso lì, del discorso di programmazione economica del portafoglio del venditore, per il resto vi posso dire che questo qui è meglio di quello da 1000 euro. Niente, ritornando alla fine, io preferisco i crossover passivi.